In realtà, come si è visto oggi, siamo alla ricerca di spazio, per cui si pensa a coltivare anche nello spazio. A parte gli scherzi, abbiamo visto che il 10 agosto del 2015, per la prima volta, ufficialmente almeno, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale hanno raccolto una lattuga cresciuta sulla Stazione Spaziale Internazionale e hanno avuto modo di mangiare del cibo fresco. Adesso si guarda oltre, si guarda alle missioni di superficie, si guarda alla possibilità di colonizzare pianeti lontani, la Luna e perché no anche Marte. Il problema è che per colonizzare Marte sarà necessario, sicuramente saranno necessarie dei sistemi di rigenerazione delle risorse basati sulle piante superiori. Le piante che sono così importanti per la vita dell'uomo sulla Terra dovranno avere un ruolo altrettanto importante nelle future stazioni spaziali, nelle future colonie. Tutti quanti abbiamo visto, o meglio, molti hanno visto The Martian lo scorso anno. Il film, in realtà ci sono degli spunti molto realistici in quel film perché gli scienziati di tutto il mondo stanno proprio studiando alla messa a punto delle tecnologie per coltivare le piante sulla regolite marziana, cioè sul suolo marziano. Parliamo di un futuro che è già presente, parliamo di un futuro su cui la comunità scientifica internazionale è già impegnata da tempo. Parliamo di un futuro in cui su cui l'Agenzia Spaziale Europea ha scommesso da decine di anni. Noi siamo parte di un progetto dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiama MELISSA, che è un progetto che studia la possibilità di creare un ecosistema chiuso per il supporto alla vita alla vita dell'uomo nello spazio. Ed è un progetto che è datato già 30 anni, quindi è tanto tempo che si studia seriamente la possibilità di colonizzare lo spazio e in realtà le roadmap assegnano la possibilità di una serra marziana al 2050, quindi non è un futuro tanto tanto lontano. E nel frattempo nelle nostre città si sta recuperando tutto lo spazio possibile. Si coltivano i tetti con i giardini pensili, esistono le tecnologie avanzatissime per la coltivazione in verticale, le cosiddette pareti verdi, che servono in alcuni casi, come abbiamo visto, possono garantire un supporto alimentare all'interno delle città. Quindi possono garantire la produzione di ortaggi, ma di ortofrutta in generale all'interno delle nostre città, però oltre a questo le piante in città hanno un importantissimo ruolo ecosistemico, migliorano la nostra vita, migliorano la qualità dell'ambiente, migliorano l'aria e chiaramente hanno un importantissimo ruolo anche dal punto di vista del benessere dei cittadini e anche un ruolo educativo estremamente importante. Quindi io direi le piante nello spazio e spazio alle piante.